Matteo Grandi, direttore di Piacere Magazine. Come nasce questa rivista e quando? La rivista nasce nel 2005, gennaio 2005 esce il primo numero in realtà. La rivista nasce come idea un po' prima, a metà del 2004, quando io decido di licenziarmi da un contratto a tempo indeterminato, da giornalista professionista, facendo una follia che forse oggi con le contingenze attuali non so se rifarei e non so se consiglierei, però ho seguito l'istinto e avevo bisogno di nuovi stimoli. E mi sono buttato in qualcosa che in realtà non sapevo neanche io che cosa potesse essere, però c'era, come dire, una sorta di energia creativa che andava canalizzata. Mentre stavo decidendo come canalizzarla, si è materializzata l'idea e il progetto Piacere Magazine. Un progetto che si basa sulla Free Press. Esattamente, Piacere Magazine è un mensile che è diffuso in tutta l'Umbria, quindi su scala regionale, che cerca intanto di parlare a livello di contenuto un po' di tutto e un po' a tutti, proprio perché poi il nostro target di riferimento è costruito attraverso la distribuzione. A seconda dei locali in cui tu distribuisci, o degli alberghi, o delle palestre, o qualunque cosa sia, dei cinema, dei teatri, crei, no, in qualche maniera il tuo target. Siccome noi ci distribuiamo in un panorama che comprende circa 600 location molto diversificate, anche la tipologia di lettore è a sua volta diversificata. È una rivista che cerca di parlare un po' di tutto, anche se è baricentrata principalmente sull'arte, sulla contemporaneità e sui percorsi del gusto, e un po' a tutti. E come dicevi tu, si finanzia con la raccolta pubblicitaria. Non credi che forse la Free Press, che comunque vive solo di proventi pubblicitari, poi sia a sua volta schiava dei suoi inserzionisti? Allora, intanto dipende dalla tipologia di Free Press. La mia riflessione è anche un'altra. I quotidiani tradizionali, piuttosto che le testate che trovi in edicola, oggi portano a casa dall'edicola del loro budget, credo una cifra che va tra il 20 e il 25%, il resto sono introiti pubblicitari. Peggio, spesso alle spalle di una certa stampa c'è un finanziatore di riferimento importante che ne detta e ne condiziona tutta la linea editoriale.